Qui si abbandona il sentiero 272, prendiamo in direzione di Forcella San Pietro per la via normale del Monte Ciarido. Dopo magari qua diventa più solida e meno franosa. Con l'ometto che almeno ci segnala che siamo sulla via giusta. Oh, magari qua finisce il mondo. No dai, risaliamo un altro bollino là. Canali marci che ci piacciono, ci facciamo solo per il panorama dalla cima. Dopo vecchio re, lo metto, c'era un bollino rosso sbiadito, poi lo metto grande. No, ma ce n'è uno bello. Sì, uno bello che come si cancella perché ha il tetto. Eccolo. Sì, quella sarà la forcella, non mi ricordo come si chiamava, del campaniletto, là. Tutto marcio. Oltrepassata la forcella del comunello, ci siamo messi il casco che vengo giù detriti, si scende dalla parte opposta della forcella, si arriva qui dove vedo un altro ometto e adesso siamo in mezzo al nulla proprio. Il panorama qua della forcella è stupendo, si apre sulla parte ovest delle Marmarole, eccolo, niente, zero, ci sono alcuni bollini ancora qua, via normale, mega marcia, mega extreme sul marciume. Tengia e dopo chissà, facciamo forcellette una dietro l'altra, abbiamo una visibilità di 20 metri, arriveremo poi a qualche parte, un po' di cemento la prossima volta. Sì, dopo si sale, si ci infila dentro quel canalino là e siamo sotto la cima. Ah bello, sì, ho fatto. Io mi ricordo che lui ti parlava di cima Tiziano che l'aveva fatta, ma non questa. Guarda qua che protezione ottimale in caso di maltempo. Sì, quello sì, ma guarda qua, secondo me è venuto giù tutto perché c'è sto vuoto qua, adesso bisogna saltarlo. Questa è una via che mi rimarrà impressa. Ma aspetta che manca la discesa, bello mio. Sì, secondo me è difficilissima la discesa. Dici orientarsi? No, ma anche per il terreno. Ah, devi stare all'occhio. Il terreno qua non perdona. No. Cioè ogni passo deve essere pensato. Sì. Qui troviamo ancora qualche segno di civiltà. Una freccia che ci porta in su. Passaggio delicato quello lì. Bulderoso.
appena fatto, dai, sì, 4-5 metri di terzo erano. Qui abbiamo una bella sostina su due punti, e chi l'avrebbe mai detto, Madonnina diretta, Monte Ciarido. Adesso vediamo l'ultimo che ha firmato, è del 2019, dalla vetta del Monte Ciarido. Qui c'è scritto Monte Ciarido, sì, 2005-04, Madonnina di vetta e panorama, panorama dolomitico. Dopo tanti mesi lo farai solo per 4 metri. Ormai in fase di discesa, abbiamo attraversato, la si intravede una meta, abbiamo attraversato alti, ora attenti a non perdere tutti gli aumenti che abbiamo fatto in salita. Sto seguendo comunque alcuni bolli. Finalmente un po' di visibilità scendendo, là vediamo il rifugio Ciarido dove eravamo prima, si vede anche la nostra macchina, si sta aprendo, su no però, su no, su ancora ci vuole un po', che bella torre là, e meritava essere qua su col panorama. Dai, questo è il nostro vero attacco adesso, lo battezziamo il vero attacco per la via normale del Monte Ciarido. Adesso vediamo dove spunta sul sentiero, è più ripido di quello che abbiamo fatto noi in salita, però la roccia è più solida e trovate questi due cordoni e questo segno che indica appunto l'inizio. Il sentiero che abbiamo fatto noi stamattina laggiù, a un certo punto bisognava piegare a destra e salire questo colatoio e queste rocce verticali praticamente. Ecco come si vede la via normale che abbiamo individuato adesso in discesa, molto più semplice, ma non si direbbe che da lì si passa, invece siamo scesi senza problemi. Ora tramite l'erba, queste falde erbose, andiamo ad incrociare di stamattina, che è quella traccia lassù che sale, solo che noi siamo andati troppo avanti. Adesso farò un segno dove si stacca la traccia, per chi vorrà venire a ripeterla io consiglio di salire da qua assolutamente, anche meno marcio, molto meno, cioè più solido, cioè più solido, un po' più ripida esposta, ma tiene di più sicuramente. Bene, abbiamo sistemato l'ometto che indica appunto l'inizio, secondo me vero, della nuova via normale, perché abbiamo seguito una relazione vecchia che andava di là ed era tutto franato, infatti non la consiglio. Questa qui è molto meglio, molto più solida
e poi secondo me ti fa guadagnare anche tempo. Abbiamo messo sto milometto e qui c'è il sentiero 272 che porta a Forcella San Pietro. E adesso andiamo a vedere l'attacco della via normale alla Torre San Lorenzo, perché sarà una delle nostre prossime uscite. Io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!